Onorevole Manlio Di Stefano, Movimento 5 Stelle, allora ha sentito anche i cittadini e poi mi tolgo questa curiosità, se Rosa Capuozzo rimane al suo posto e rimane con i suoi consiglieri comunali, quei consiglieri sono tutti fuori dal Movimento 5 Stelle, quindi mi conferma quanto detto stamattina da Fico? Beh, credo che sia evidente. Noi abbiamo tolto l'utilizzo del simbolo a Rosa Capuozzo non perché la persona non fosse più gradita, ma perché abbiamo detto chiaramente che il Movimento 5 Stelle non può avere neanche il dubbio di aver ricevuto anche soltanto alcuni voti dalla mafia, perché la mafia fa schifo in ogni sua forma, anche quando vota per noi, anzi soprattutto quando vota per noi, come pare avrebbe fatto in piccola parte. Rosa Capuozzo ha avuto la sua possibilità, che era la migliore di tutte, ovvero dimettersi, far tornare il comune al voto ricandidandosi insieme ai suoi consiglieri comunali, vincere di nuovo e non avere più nessun dubbio sulla sua giunta. Non ha voluto perseguire questa via e quindi chiaramente si pone fuori dal Movimento 5 Stelle, perché noi non possiamo accettare nessun tipo di appoggio dalla Camorra. E però vorrei chiarire anche una cosa, soprattutto che è la più importante. Con il Movimento 5 Stelle nel comune di Quarto la mafia e la Camorra hanno avuto nulla, zero, porte in faccia dal primo all'ultimo giorno. Questa è stata semplicemente un allontanamento del sindaco per una questione esageratamente, giustamente etica, che è quella del rifiutare ogni tipo di voto che non sia un voto libero dei cittadini onesti. Questa è una dimostrazione di come il Movimento 5 Stelle abbia la capacità di rifiutare una poltrona, che è comoda avere un sindaco, piace a tutti avere un sindaco, noi specialmente non abbiamo così tanti, ma non possiamo accettare di barattare una poltrona con la nostra responsabilità, con il nostro valore e con i nostri principi, e questo è quello che abbiamo fatto. Rosa Capuozzo, se vuole continuare con questa avventura da sindaco, lo farà, ma lo farà senza il logo del Movimento 5 Stelle, perché le nostre condizioni, i nostri valori vanno oltre. Se ci fossero, onorevole, poi sono dagli altri ospiti, nuove elezioni, ovviamente Rosa Capuozzo non vi rappresenterebbe, ma il Movimento si presenterebbe nuovamente nella città di Quarto e con chi? Se ci fossero le condizioni per fare una lista, certamente. Noi abbiamo sempre dato massima libertà ai territori, ovvero se esiste un attivismo civico già presente sotto il nostro nome e si può formare una lista, perché c'è gente abile e arruolabile, come si vuol dire, per fare la lista, con la certificazione di Beppe Grillo, che fino ad oggi è sempre stato colui che ha dato il logo e quindi lo ha anche tolto quando non c'erano più le condizioni, si farà una lista di nuovo. Ma questa è una cosa così lontana oggi da immaginare che non ha senso neanche discuterne. Prima di gara fatta da su. Loro, guardi che è importante questo, Paola, si sono assunti da soli l'onere di guidare una realtà così complicata, perché il Consiglio Comunale è formato da loro e da una lista civica, e adesso avvertono non solo la Capuzzi, i quartesi, che a Quarto il Movimento 5 Stelle non esiste più. Quella realtà rimane così e da quando apprendiamo da Grillo, da quello che ci viene detto da lei, diventa lo scenario di un set di scontro con il Partito Democratico. Quando loro dicono che noi e loro siamo diversi, è vero, perché noi, dopo che abbiamo chiesto il voto dei cittadini, ci andiamo a fare le manifestazioni, come ho visto che legittimamente hanno fatto Fico e Di Maio, poi sono spariti e fanno finta che no. Ma l'esigenza di quando ti hanno dato il mandato per governare, ed in Campania è la prima volta, non se ne esce dicendo noi scappiamo, il Movimento 5 Stelle non esiste più. Devi dimostrare concretamente che dalla teoria sei in grado di fare la pratica. Se poi invece di rispondere a questo dilemma vogliamo trasformare in Quarto come lo scontro tra il PD e 5 Stelle, e vedete qua Grillo se la prende anche con la sorella di Renzi, sì. Questo, noi ovviamente abbiamo invitato l'onorevole Massimiliano Manfredi anche perché è proprio esperto nell'area e nel territorio. Di Stefano, sono tante le cose a cui deve rispondere, sì. Da sì, dove grazie. Parte? Il collega Manfredi secondo me ha la memoria corta, perché ricordo che è stato il PD, grazie alla Picerno, a fare una manifestazione davanti al comune di Quarto chiedendo le dimissioni del sindaco. Poi Renzi, per paura di dover dimostrare la stessa coerenza nostra, la stessa etica, ha tirato le redini dei suoi, che hanno smesso di chiedere le dimissioni. Lui si è espresso dicendo che non doveva dimettersi il sindaco. Capisco che si stanno un po' arrampicando sugli specchi, però abbiamo esagerato adesso. C'è una differenza sostanziale, è vero, tra noi e il PD. Intanto questa polemica, vorrei ricordarla a tutti, è nata dal PD, quindi non è che il Comune di Quarto è stritolato tra noi e loro. Loro hanno fatto una campagna politica, noi abbiamo cercato di risolvere i problemi reali. C'è un problema sostanziale in questa cosa, che noi abbiamo dimostrato nell'unica volta in 6 anni che amministriamo comuni, abbiamo circa 1800 eletti, l'unica volta in cui c'è stato un'infiltrazione camorristica presunta, andrà avanti la magistratura a svelare tutto,
Abbiamo subito anticipato i tempi, perché noi abbiamo allontanato il consigliere Del Robbio quando ancora non era neanche notificata l'indagine. Ma le chiedo allora per le pressioni politiche. Scusi, loro invece, mi scusi, finisco subito, loro invece ad oggi, soltanto nel 2015, hanno 84 tra indagati e condannati e li tengono tutti al loro posto. L'ultimo è di oggi, il penultimo è di ieri e Ozimo è di qualche settimana fa. Di Stefano, come risponde a Maesano però? A Maesano che dice domani si alza uno che dice... Abbiamo preso 500... Maesano, fai tu la domanda? Sì, ho capito. Se no faccio la ventrilo qua, insomma, l'abbiamo... La risposta è semplice. Sì. La risposta è semplice, che qui non è che c'è un fumus persecutionis, qui la magistratura, noi abbiamo espulso il consigliere per le pressioni politiche, poi la magistratura ha svelato che c'è anche un'indagine dove ci sarebbero delle colpe ben più gravi e quindi abbiamo deciso di ritornare al voto. Non è che una telefonata intercettata fa giurisprudenza, se quella telefonata diventa poi un atto illegale, allora noi corriamo ovviamente a risolvere la situazione, ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe troppo facile, ovvio. E comunque chiaramente, ripeto, il centro di questa cosa è che noi ci prendiamo tutta la responsabilità di avere una lista al 100% pulita. Sappiamo che non è facile oggi in Italia, sappiamo che la politica, vecchia politica, ci ha abituato ad andare avanti nonostante le infiltrazioni camorristiche, ma noi siamo diversi, l'abbiamo detto in mille modi. Allora, Maesano, prego. No, solo una cosa, perché voi dite che noi vogliamo una lista al 100% pulita e per questo avete espulso legittimamente il consigliere De Robbio. Detto questo, voi cosa imputate al sindaco Capozzo? Perché prima voi dite l'abbiamo fatto per un eccesso di prudenza in qualche modo, poi a domanda rispondete no, però abbiamo visto le intercettazioni e abbiamo capito che c'era qualcosa effettivamente che non andasse. Cioè, allora, o avete più elementi della magistratura in quanto a intercettazioni o non si capisce bene il punto. Cioè, perché avete tolto alla sindaca Capozzo il simbolo? Se sulla sindaca Capozzo non c'è ancora nulla, non c'è nulla su di lei. Ma l'ho spiegato poc'anzi, noi abbiamo dato il simbolo a Rosa Capozzo, uno perché da quello che risulta dalle indagini, che è diverso da quello che lei aveva comunicato, lo ha ammesso anche oggi, l'ha ripetuto anche oggi al PM, a quanto si apprende, non ha detto a chi gli chiedeva di cosa avesse bisogno che c'erano delle pressioni che non erano soltanto politiche da parte di Del Robbio, ma erano pressioni che erano minacce a quanto pare. Questo risulta dalle indagini. Seconda cosa, ripeto, perché abbiamo detto chiaramente che non accettiamo nemmeno un voto dalla Camorra, nonostante non lo sapessimo che avesse votato per noi in parte, perché vogliamo la lista al 100% pulita. Questo è il succo. Rosa Capozzo ha sbattuto la porta in faccia alla Camorra? La risposta è sì. Doveva denunciare le minacce subite? La risposta è sì. Non lo ha fatto, si pone fuori dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si candida legittimamente al governo del Paese, però deve prima saper dimostrare di poter governare un condominio. Se non è in grado di governare un condominio, allora a quel punto diciamo, è un po' complicato governare il Paese. Di Stefano? Una risposta velocissima. Io ricordo al collega del PD, che noi amministriamo 16 comuni, di cui questo è l'unico che ha avuto dei recenti problemi, negli altri abbiamo dovuto eliminare i problemi che voi avevate creato, e ricordo che nel PD, quando arrestano addirittura un assessore come Ozimo per mafia capitale, voi che avete creato la quinta mafia d'Italia, non fa neanche notizia. Ma questo dice loro una cosa chiara, che voi siete, avete il record dell'immoralità politica italiana, e questa è la differenza. Collega Manfredi, a noi fa caso una storia di 40.000 abitanti, voi neanche gli assessori arrestati ormai. Quando abbiamo votato a quarto, contemporaneamente avevo la parola io, comunque, anche le elezioni regionali. Loro dicono che è a quarto il Movimento 5 Stelle, è stato uno dei comuni che ha preso. Ma di che state parlando? Parlate di un comune di 40.000 persone quando avete rubato a Roma con mafia capitale. Anche i 5.000 voti che ha preso il Consiglio regionale, la loro capogruppo e il loro candidato a quarto erano spot, più a seconda di come si voteva. Vi prego, allora serve coerenza nella vita. Vi aggrappate a un comune di 40.000 abitanti, allora, dove non siamo imputati e dove abbiamo sbattuto la porta in faccia alla Camorra quando avete creato la quinta mafia del Paese. Devo avere rispetto per il telegiornale delle ore 17.